Innanzitutto vorrei ringraziare le forze politiche che hanno accettato l'invito e che sono qui presenti, vale a dire il consigliere Lenzi di Fratelli d'Italia e il dottor Lucchetti per quanto riguarda Forza Italia. Grazie della vostra partecipazione. Allora, come tutti sapete, noi oggi siamo qui perché ufficializziamo il nostro supporto alla candidatura di Alessandro Guarducci al candidato sindaco a queste amministrative che si terranno questo giugno a Livorno, come molte altre città d'Italia. Quasi 4.000 comuni andranno al voto, quindi insieme agli europei sono due momenti molto importanti a livello elettorale. Allora, io vorrei subito iniziare, senza insomma fare troppi giri di parole, spiegando il perché noi supportiamo Alessandro Guarducci e il progetto Livorno Torna Grande. La ragione è molto semplice: noi riteniamo che Alessandro Guarducci sia una persona di alto profilo, che ha una grande conoscenza delle problematiche di Livorno, grandi competenze in materia grazie alla sua esperienza da giornalista ultra-trentennale anche con ruoli apicali al Tirreno, e soprattutto perché è un moderato e dunque una persona che è nelle corde di azione, quindi per noi è un candidato sindaco perfetto. Un elenco delle, diciamo, politiche che noi abbiamo reputato maggiormente deficitarie di questa amministrazione, per poi fare come al solito delle proposte che sono in linea assolutamente con le linee programmatiche già esplicitate dal candidato sindaco. Chiaramente non posso parlare di tutti i temi di cui volevo parlare, sennò staremo qui veramente tanto, però alcuni temi mi preme sottolinearli. Allora, io vorrei iniziare per esempio da un tema che a noi sta molto caro, che è il sociale, in particolare la gestione delle case popolari. Questa amministrazione di centro-sinistra avrebbe dovuto mettere un focus molto importante su questo tema e di fatto Luca Salvetti in un recente incontro ha detto che la gestione delle case popolari è un fiore all'occhiello dell'amministrazione in forza. Ebbene, andiamo ad analizzare cosa è stato fatto per le case popolari. Faccio però una piccola parentesi. Una caratteristica di questa amministrazione, anzi due caratteristiche a mio avviso molto negative, sono il primo di descrivere come assolutamente positivo e meraviglioso, uso un termine che spesso Luca Salvetti utilizza, dei fallimenti amministrativi. È una tecnica di comunicazione. Io comunico che ho fatto tutto bene, ma alla fine poi quando uno va a vedere veramente come stanno le cose si rende conto che la verità è inversa. Un'altra caratteristica di questa amministrazione è il dire ok, noi abbiamo provate tutte, siamo stati bravi, siamo stati bravissimi, ma i cittadini hanno responsabilità, non hanno recepito, quindi la colpa è dei cittadini. E ora espliciterò questi principi che sono presenti in tutti i temi che toccherò oggi. Case popolari. Lo dico perché qualcuno ancora oggi pensa che si debbano basare le scelte soltanto sul discorso delle appartenenze. Per noi questo tipo di schema e di gioco è finito. Lo dico perché noi vogliamo partire con Livorno con un ragionamento nuovo, e spetta a noi, in questi 3 mesi di campagna elettorale, spetta Alessandro, spetta le liste che lo accompagneranno, capire, voglio dire, cosa vogliamo. Io sono uno che fa anche il sindaco, fra l'altro, di una piccola realtà, ma ho sempre pensato di andare a parlare di quello che Alessandro ha in mente di fare per questa città. Poi, non è come raccontava Massimo di quello che dice il sindaco Salvetti, i cittadini non capiscono. No, i cittadini capiscono oggi e capiscono anche molto bene le cose che si fanno o che non si fanno, perché scaricare sulle responsabilità dei cittadini che non capiscono sui vari temi è un errore, vuol dire offendere l'intelligenza delle persone, dei cittadini di questa comunità, e non è così. Ma per fare questo ci vuole tempo, lavoro, pazienza, un processo che si chiama processo partecipativo, sul quale si spiega perché si fanno alcune cose e perché noi vogliamo cambiare il verso di governare questa città, ma in maniera propositiva, aperta, costruttiva. Questo è quello che dobbiamo far capire in questi 3 mesi di campagna elettorale. Alessandro ci rappresenta tutti, voglio dire, il messaggio che si dà è un messaggio forte,
Ecco, allora io dico tutti insieme, al di fuori di questi schemi, costruiamo una Livorno diversa, una Livorno nuova, una Livorno che vuole tornare grande. Ecco, noi ci siamo, crediamo in questo tipo di progetto e crediamo che Alessandro sia l'interprete più reale e più vero per questo tipo di progetto. Sì, si sente. Buongiorno a tutti, io ringrazio gli amici di Trani e Remaschi per le parole che mi hanno voluto rivolgere e dedicare, ringrazio la presenza di tutti gli amici azionisti e anche gli amici del centrodestra che oggi nostri alleati in questa campagna elettorale sono venuti a trovarci, ma ci sono anche rappresentanti di altri movimenti e di altri partiti e questo mi fa veramente una grande soddisfazione perché come dicevano prima sia Vitrani sia Remaschi, noi stiamo costruendo qualcosa di veramente nuovo qui a Livorno, stiamo facendo un'opera, permettetemi il termine, meravigliosa, stiamo costruendo la storia qui a Livorno, noi la vogliamo scrivere davvero la storia, rinnovare, cambiare la nostra città ed è per questo che, come diceva prima Remaschi, io parlo a tutti gli elettori livornesi, io parlo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Livorno, senza limiti ideologici,